Io in questo studio chiedo alla persona che entra in analisi con me anche di fare un gioco della sabbia che poi dopo lui può riprendere quando vuole, perché sono convinto che il gioco manisguardo nasconda un mistero che sappia tirar fuori dei contenuti, ritornando a un gioco infantile, facendo ritornare a un gioco infantile anche l'adulto, tira fuori dei contenuti che la parola non porta. E la costruzione dell'immagine della sabbia, mi sono reso conto solo gradualmente del tempo che parlava del paziente e anticipava delle cose molto più di quanto io avessi capito sul momento. E allora questo mi ha anche invogliato nel rivedere i miei dipinti, ad andare a vedere che cosa era successo nei vari momenti della mia vita. E in realtà mi sono reso conto che c'è un percorso di cui dipingendo non mi ero reso conto per niente. Questo è un po'... direi che l'iniziativa è proprio nata da questa esperienza, perché l'esperienza fonda che ho fatto col gioco della sabbia è che anche l'adulto che usa le mani sa tirar fuori di sé delle cose che normalmente la parola non sa dire. E questo, rivisto dopo tanto tempo, aiuta a capire la revisione. Si rimane stupiti entrambi, perché solo nella ricostruzione di come quel quadro si è formato si ha la sensazione che era un discorso articolato, era un linguaggio proprio. E questo mi ha invogliato a dire, ma è con le mie pitture che è successo? Allora sono andato a rivedere i miei quadri e anche lì ho fatto delle scoperte che mi hanno molto interessato e da lì è nato il libro che sto per pubblicare, insomma. A questo proposito ho scritto un articolo anni fa andando a rivedere, dopo 6 anni che era finito il lavoro con una persona, una donna in gamba, intelligente, e siamo andati a rivedere come aveva costruito il quadro 6 anni prima. E ci siamo resi conto che tramite quei gesti lei aveva espresso di sé contenuti che la parola ha portato solo fuori molto tempo dopo. E questo mi ha convinto di più che questa era una strada. Quindi nel mio lavoro analitico uso sicuramente il dialogo verbale, ma anche il gesto di gioco che va riportato poi alla parola alla fine del trattamento, o anche durante il percorso, quando ci si rende conto che si sta vivendo in analisi qualcosa che tocca quello che chiamano il transfer o controtransfer, con brutta parola perché sembra solo un meccanismo, e si è reso conto che i gesti avevano ben espresso quelle emozioni nel gioco stesso. Ecco, allora mi sono detto, ma e io che ho fatto quando ho usato le mani? Perché, vedi, quello che vorrei sottolineare è che io sono cresciuto in un ambiente dove sicuramente ho avuto dei vantaggi, avevo una nonna che aveva dipinto, non era una pittrice, ma quindi in casa vivevo questa situazione. Mio padre era molto attento all'arte, ho incontrato degli amici, ricordo, io sono nato a Cortina d'Ampezzo e ho avuto un amico carissimo che si chiamava Elio De Zanna, che era un pittore autentico di grande potenzialità, con cui andavo a fare gli acquerelli in giro per i boschi, insomma, mi ricordo. Poi io, altra fortuna che ho avuto è che ho incontrato Giorgio Bentermarini, di cui qui ci sono quadri appesi e tutto, che era un uomo di grandissima sensibilità. Questi pittori non sono mai entrati nel grande mercato, ma erano veramente autentici e questo mi ha aperto una strada. Poi nella vita ho incontrato altri pittori veramente noti anche come Maria Lai, come Luigi Boil, Guido Strazza, che sono state tutte figure con cui ho anche lavorato insieme, sia con Maria Lai, sia con Strazza che mi ha insegnato a fare le acque tinte, le acque forti, perché io ho sempre cercato di coltivare questo aspetto del portare alla visibilità, perché la cosa, c'è un mistero che ha attratto l'uomo fin dagli inizi, il fatto che perché noi vediamo i sogni? Perché vediamo le fantasie che facciamo nel momento in cui avvengono? Evidentemente c'è questa traduzione in visibilità.
che è un mistero, perché per noi è scontato vedere i sogni, ma perché esiste questo? E come mai in certi momenti il gioco mani-sguardo riesce a portare la visibilità dei contenuti? Ecco perché uso il gioco della sabbia, accanto alla parola e insieme alla parola. Quando io sentivo un richiamo, e un richiamo anche metti un paesaggio, mi rendevo conto che finché io cercavo di tradurre quel paesaggio riproducendolo, non succedeva assolutamente quasi niente. Quando invece io mi abbandonavo alla sensazione e in qualche modo lasciavo scorrere il gioco mani-sguardo a tirare fuori l'immagine che spontaneamente veniva, beh, quello rispondeva. Quindi la risposta a un richiamo era più vera rispetto alla riproduzione che invece era stentata e antipatica. La strada è cominciata con un quadro antico fatto nel momento in cui io mi ricordo ero ragazzo, diciottenne, non avevo studiato un anno fuori casa per fare la maturità, poi mi ero stufato di studiare, me ne ero tornato a casa, ho trovato un padre intelligente che mi ha detto: ma adesso riposati, dipingi e poi dopo vedi. E mi andò bene perché poi tornai e superai la maturità. Ma quello che mi accadde in quel periodo fu che per la prima volta mi incontrai con una tela che era già piena di colori, colori usati in altre situazioni, e quelle macchie hanno tirato fuori delle fantasie, da cui è nato il primo quadro. Perché erano quelle macchie che in qualche modo suscitavano, stimolavano l'attenzione, e allora è venuto fuori un volto, è venuto fuori un cavallo alato, che poi è l'elemento, diciamo, che metto in copertina nel libro che sto per pubblicare, insomma. Le parole del mio amico Elio De Zanna, che diceva: se noi guardiamo bene le cose, se c'è un richiamo che nasce da un albero, da un oggetto, da un prato, da un fiore, quello è un essere elementare che chiede di apparire. Lui diceva questo. E oggi come oggi, allora mi parve una fantasia un po' pazzesca, ma devo dire che è vero, c'è un richiamo proprio, no? Un oggetto perché a un certo punto ti parla, un panorama assume una tonalità fonda, però non basta fermarsi a questo, c'è bisogno di rispondere, e la pittura è una risposta. Quindi una risposta all'essere elementare, potremmo dire, perché quel modo fantastico di parlare di Elio era, quando eravamo nel bosco, è rimasto impresso molto in me. Ma lui si fermava per esempio a vedere i ruscelli, ha fatto dei quadri bellissimi riproducendo pietre, l'acqua che scorre. Ho a casa un quadro suo che mi è carissimo, insomma. Beh, questo campo di gioco non è un campo qualsiasi, non è un contenitore qualsiasi. È stato usato da un analista per ragazzi che si chiama Löwenfeld e lavorava a Londra. E poi io l'ho conosciuto e ho fatto le mie sabbie personali con Dora Kalf, che è stata anche quella una grande esperienza. Questo contenitore, dicevo, non è un contenitore qualsiasi, ma è costruito secondo la proporzione aurea. Così come sono costruiti con la proporzione aurea sia le piramidi che i monumenti rinascimentali, anche romani antichi. Ed ha questo campo un fondo che può simulare l'acqua blu. E allora io chiedo sempre, lo facevo io e lo chiedo oggi a chi viene in analisi da me, di prendere ispirazione da quello che accade, dal contatto tra le mani e la materia. Allora può essere un gesto qualsiasi, è un gesto che poi richiama magari il bisogno di ricorrere ad un oggetto. Allora, qui ho una quantità di stimoli, io lo chiamo un vocabolario disordinato, dove ci sono figure, c'è di tutto. E allora, per esempio, a me adesso in questo momento verrebbe da dire che in questo spazio io metterei volentieri questa figura, che è una figura costruita, che è una donna che medita.
Vabbè, e così nasce gradualmente un quadro. Per me, nel momento che nasce un quadro, è molto importante la sequenza con cui viene costruito. Non solo l'immagine finale, ma come è costruito. Perché, per esempio, questa donna potrebbe adesso richiamare il bisogno di un contatto, che so io, di un contatto con un pensiero. In questo momento mi viene un pensiero pesante. Questa donna davanti al tema di un lutto. È così nasce una sabbia che poi può essere arricchita in infiniti modi, perché per esempio si può usare del muschio. Si può arricchire il quadro e renderlo. Adesso questo lo improvviso io, così, tanto per far vedere come nasce poi gradualmente da questo contatto mani-sguardo misteriosissimo, che a pensarci bene è quello che ha attirato anche l'uomo primitivo. Io quando sono stato in Spagna ho avuto l'avventura di vedere i dipinti rupestri degli uomini primitivi, incredibili, che no, non rappresentavano solo il mondo, il loro mondo, il loro. Ma anche ci sono, mi ricordo sempre, uno spazio in cui era tutto coperto da impronte delle mani, ed erano tutte mani sinistre, stranissimo. Forse era come un rito loro, ma c'è questo bisogno di guardare, questo bisogno di portare alla luce qualcosa che corrisponde a uno strato sensibile che dentro di noi esiste sempre. Questo è un po' è l'evocare questo strato. Alcuni non usano il movimento e il gioco in analisi perché temono sempre che questo possa comportare quello che secondo i testi classici si chiama agito. Non è mai successo in 40 anni che uso il gioco della sabbia che qualcuno abbia. Perché è diverso. Ma Freud stesso, al di là del principio del piacere, aveva espresso, come dire, con una grande scioltezza, la quantità enorme di comunicazioni che un bambino dava giocando con un rocchetto. Allora ho detto, ma come mai non si è aperta una strada in questa direzione anche per l'adulto? E questo da 40 anni uso il gioco anche per questo. Perché si teme l'agito, cioè che l'uno si scateni. Cosa vuol dire agito? No, è un gesto meditato, non è un agito. E si crea un mondo in cui io adesso così spontaneamente ho messo queste figure, questa donna che mi viene da dire quasi mi sono autointerpretato, perché è il momento in cui l'anima pensa molto alla fine della vita, no? A 87 anni. Questo è un po' quello che mi è accaduto spontaneamente a me in questo momento. Mi dico che mi rappresenta perché è un momento della vita, questo mio finale a 87 anni, in cui cerco di vivere con la più grande naturalezza possibile il tema del morire, no? Anche se non è un tema facile da affrontare, ma questo riguarda questa cosa mia. E ricordo anche degli episodi particolari di persone molto scettiche che si avvicinavano al campo della sabbia proprio per obbedirmi, e che viceversa, mi ricordo una persona che era una donna molto chiusa, molto tesa, che ha cominciato a radunare tutta la sabbia al centro, a carezzarla e si è messa a piangere. E questo mi ha colpito perché allora, perché vedete, le mani che toccano e lo sguardo che segue mettono in moto quello che direi una sensibilità di fondo che noi abbiamo, che è quella che poi è rappresentata dai sogni, dalle fantasie e perché no anche dall'atto del dipingere. A me sembra che la cosa veramente importante è come questo gioco mani-sguardo attivi un livello di sensibilità che è poi quello che anima anche i nostri sogni e che è veramente, direi, un sogno fatto con le mani. Tant'è vero che nel momento che io vedo fare un quadro della sabbia, sto molto attento a come viene costruito, qual è il primo oggetto, il secondo, e seguo passo passo tutta la sequenza, perché
perché anche in un ultimo articolo che ho scritto di recente per la rivista di psicologia analitica parlo proprio di questo divenire del quadro come di un linguaggio, ed è un linguaggio, e lo scopro solo gradualmente nel tempo, non è che lì per lì lo capisco. Lo capisco solo lavorando con la persona e poi negli anni, come mi è capitato, ho fatto delle revisioni di Giochi della Sabbia anche a 6-8 anni di distanza, e veramente ci siamo meravigliati tutti e due seguendo la sequenza di quello che era successo, che quella sequenza rappresentava un discorso fatto, che lì per lì non ce l'avevamo mica resi conto. Meno male che io avevo registrato su un foglio la successione dei singoli movimenti. Il corpo esprime moltissimo. Ma in questo momento ho la passione di questo libro che sta per essere pubblicato sulle risonanze tra pittura e psiche, con l'aiuto indispensabile e fondamentale di mia moglie, di Livia, che ha una capacità organizzativa, perché io per anni ho scritto sul dipingere, ma grazie a lei c'è stata adesso la possibilità di coordinare in un libro tutto, insomma. Meno male che c'è. Anche poi l'entusiasmo dei figli a seguire questo è un grande conforto per me. Quindi non guardo tanto al teschio, ma al verde che cresce, capisci?